Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e condividiamo una bella porzione della parola del Signore. Mettiamoci insieme stamattina è un bellissimo messaggio. Ma non perché lo porto io, è un messaggio nella parola che ci parla, che ci fa comprendere e ci aiuta anche a misurarci, a comprendere tante cose, perché abbiamo bisogno anche della parola, come dice la parola del Signore, che la parola di Dio è uno specchio. Che cosa fa lo specchio? Quando vedo che ho preso il caffè e mi è restata la punta del naso sporca, faccio così, mi pulisco. Se non ho lo specchio così giro questa cosa, questa, questo punto nero che sembro una pecora striata. Dio ci deve aiutare. Eh? Lo specchio serve per aggiustarci. Noi stamattina abbiamo un bel messaggio nella parola del Signore che ci serve per misurarci, ma Signore mio, ma questo è scritto qua, e ma deve essere scritto qua. Se non è scritto qua è sempre scritto là, ma allora non è qua. Un poco come diciamo spesso San Paolo dice questo. Gesù dice questo, eh? ma noi che diciamo? La nostra testimonianza che cosa dice? Perché se diciamo sempre, Dio ci deve aiutare, diciamo che dicono gli altri, noi pure siamo una lettera che siamo letta da tutti gli uomini che leggono. C'è qualcuno che ha detto che il nostro modo di muoverci grida più forte di quello che noi diciamo. Eh, stiamo zitti ma c'è una voce che grida più forte ed è molto difficile potersi misurare con questi parametri perché abbiamo bisogno di essere cambiati. Ma noi certe volte vogliamo cambiarci caratterialmente, lo vogliamo fare, cerchiamo di sforzarci. Invece non deve essere così, deve essere la presenza, del Signore nella nostra vita che ci aiuta a cambiare e diventa molto più facile. Beh, prima che continuiamo, però ti voglio ripetere, perché ti voglio vedere tranquillo, tranquilla, di lasciare le altre cose e di sederci insieme e leggere cosa ci dice il Signore nella sua parola. Dai, metticelo un po' di tempo. Sorella, fratello, dai, non corriamo sempre. Forse stamattina non sei riuscito a leggere, non hai avuto un po' di tempo, continui a correre, il Signore ci deve aiutare oggi. È sabato, prenditi qualche minuto in più e cerchiamo di guardare insieme perché abbiamo bisogno che si sviluppi nella nostra vita quello che la parola ci dice, perché essa ci trasforma, ci cambia, ci aiuta, ma ha bisogno un po' di tempo, ci dobbiamo andare perché la dobbiamo anche meditare insieme, quando la meditiamo insieme vedi che esce sempre qualcosa che dici, ma guarda sta cosa, non l'avevo pensata, grazie Signore che me l'hai fatta, comprendere, questa mattina vogliamo parlare dell'amore. È molto difficile parlare dell'amore perché se ne parla troppo. E chi non lo dice, ti amo, tu e tu, tu e te, ti amo, l'amore. La prima sera che esce un ragazzo, vai in una discoteca, già con la ragazza che balla, ti amo, già dà l'impressione che è successo un fuoco che non finisce mai, da tutte le parti si sente, siamo bombardati, ma guardiamo un po' noi cristiani, che cosa è questo amore? I nostri gandhi ci sono pieni d'amore, partiamo da un concetto chiaro, Dio è amore, cioè l'essenza di Dio è amore, Dio è spirito, Dio è amore, ciò vuol dire che l'amore non è qualcosa che lo portiamo nella tasca di dietro, nel pantalone o nella giacca o alla tasca dentro. Se c'è Dio c'è l'amore, se non c'è Dio non c'è l'amore. Se non c'è Dio e ce ne siamo pieni la testa nel leggere, lo sappiamo anche spiegare, però un'altra cosa è c'è. Io ho visto molti che lo sanno spiegare in un modo speciale, lo definiscono in tre parti, quello, quello dei genitori, quello di Dio, quello eh, di Fileo e quanti ne mettono. Che tu quando stai a sentirci, mamma mia, eh, questo è bello veramente, però guardiamo che dice la parola del Signore. E poi facciamo proprio così, oh Signore, ma questo... Mo c'è qua ma non c'è qua, Signore, come è fatto? Allora ci manchi tu, perché se manca l'amore, manca Dio nel nostro cuore. È inutile che ci giriamo intorno, è inutile che parliamo, perché Dio ha detto nella sua parola che lui è amore. Se c'è Dio nel mio cuore, di conseguenza non devo studiare come devo far capire l'amore. Lo, mi devo solo muovere così, perché la mia natura è quella, il Signore ci deve aiutare, ma veramente, è difficile spiegarlo, però muoviamo piano piano, lo leggiamo insieme e sicuramente lo Spirito Santo ci aiuterà, perché questo è molto difficile parlare, perché noi ci dovremmo, dovremmo esserne abbondante, non dovremmo avere tanto, ma tanto, ma tanto, però ne abbiamo tanto, 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 poco, poco, poco. Beh, Dio è amore, Dio è Spirito. Partiamo dal principio che Dio è amore. Ora, quando noi siamo pieni dello Spirito Santo, dobbiamo avere l'amore e lì non ci piove, perché ti assicuro che quando tu sei pieno di Spirito Santo tu ce l'hai. Dio è amore e perciò l'amore è suo nei nostri cuori. Ma quando scarseggia, allora facciamo le fotocopie, come fa il diavolo. Il diavolo fa le fotocopie delle cose vere di Dio. Dio ci deve aiutare. E quando c'è la scarsità spirituale, che viene a mancare l'olio nella lampada, parla tu che parlo io. Siamo bombardati di parole. Ma i fatti non corrispondono. Sì, sì, tu, tu, ti ti, tu da pace, tu, tutte queste mosse, tutte mosse che non dicono niente, che ti annoiano pure. Il Signore ci deve aiutare. Ci deve aiutare veramente. Datevi il segno della pace. Pare che abbiamo paura uno dell'altro. Non è così. Dio ci deve aiutare. Beh. Però noi non ci vogliamo scoraggiare, perché il Signore ci vuole aiutare e stamattina la sua parola ha proprio la medicina giusta per esserci di aiuto, perché quando andiamo alla parola del Signore, Lui ci aiuta a comprendere, ci aiuta anche a misurare. Ed è pure lo Spirito Santo che ci fa fare un esame di coscienza, dice, oh, oh, questa cosa non l'avevo pensata, grazie Signore. Dio è amore l'essenza sua, quando c'è Dio nel nostro cuore noi lo dobbiamo avere. Dio è Spirito, quando c'è Dio nel nostro cuore dobbiamo avere lo Spirito Santo. Non è un Dio amore, è un Dio Spirito Santo, è Lui che è così quando penetra nella nostra vita, fa questo. Leggiamo insieme nel primo la prima epistola ai Corinzi nel capitolo 13, verso 1. Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, questa di Dio si chiama carità. Carità è quell'amore che tu lo fai ma non ti aspetti niente. Te lo voglio spiegare così maccheronicamente perché è buono parlare un linguaggio che ci comprensiamo. Quando si dice facciamo la carità. Che vuol dire la carità? Facciamo che quando diamo qualcosa a qualcuno non ci aspettiamo che ce la restituisca. Questo è l'amore divino. Cioè mentre noi prestiamo una cosa a uno ci aspettiamo che ce la ritorni. Se facciamo un favore a uno, se invitiamo qualcuno a casa, aspettiamo che ci inviti a casa sua e poi ci lamentiamo se non ci invita. Invece la parola del Signore ci fa comprendere. Se non ho carità, cioè la carità a noi come, che vuol dire non stranamente, vuol dire che ha già fatto la carità a uno che chiede la carità, è uno che è lì che chiede la carità. Io gli ho fatto la carità e non mi aspetto niente di ritorno, anzi, mi sento onorato di aver potuto fare quel gesto di carità verso di lui, questo amore, e questo è l'amore divino. Che lui così ha fatto, noi come dei pezzenti, e non ci chiede niente, ci vuole fare solo del bene. del bene, del bene, del bene, del bene, del bene, senza fine. Se non ho questa, divento un rame risonante o uno squillante cembalo, cioè vuol dire tutto il rumore che faccio. Per parlare del Signore, per parlare uh, senza quello sotto che mi sostiene, diventa un parlare che ti stanchi di sentirmi, ti stufi proprio. Anzi, più te ne parlo, se il mio comportamento non corrisponde, e più ti dà fastidio la voce. A differenza quando siamo unti dallo Spirito Santo, la voce ti attiva un'energia perché ti dà una ricarica, perché c'è l'unzione, la presenza dello spirito di Dio ed è anche piena d'amore, quando viene a mancare quello, ogni volta che mi sente, ti stufi, a meno che sei un indemoniato, perché a quelli pure non, non gli piace la voce di coloro che sono unti, perché gli dà fastidio, il tono non gli piace, Cosa diventiamo? Diventiamo un rame risonante, una campana stonata, dico io, è uno squillante cembro, uh, uh, no, ci sono degli strumenti che quando suonano ti stonano gli orecchi, quando devono riscaldare, suonavo il clarinetto quando ero giovane, prima di riscaldarsi faceva dei gridi che facevano paura, uh, uh, usciva fuori dalla cosa, stonava, diventiamo un, un clarinetto stonato. Dio ci deve aiutare. La parola di Dio vuole che noi dobbiamo avere, possedere amore. Guardiamo dal verso 2. Non ci vuole parlare d'amore, lo dobbiamo avere dentro perché è la sua presenza dentro di noi. Il verso 2 ci dice un'altra cosa. Quando avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità, non sono nulla. Parlo lingue, faccio questo, faccio quello. Uff, che grande affatto. Dio ci deve aiutare. L'amore è superiore ai doni spirituali, perché senza l'amore non li possiamo amministrare, li amministriamo nella carnalità, perché ciò che fa venire fuori il dono deve essere insuppato di amore, perché è lo Spirito Santo che produce il dono, che fa nascere. E la temperatura della presenza dello Spirito Santo che è Dio, che è amore, quando noi siamo così ripieni, allora sentiamo che si apre il cuore per trasmettere quell'amore. Si apre come si apre l'uovo che comincia a uscire il pulcino perché la temperatura gli permette di uscire così tenero com'è, non solo. Lo ha fatto crescere in quell'uovo, ma gli dà anche la forza di uscire e nella sua tenerezza c'è la temperatura intorno che gli permette di uscire e di crescere. È la temperatura del nostro cuore che richiede che ci deve essere l'amore, perché se non c'è l'amore non c'è Dio e se c'è Dio c'è l'amore. Se non c'è Dio non c'è neppure l'amore. Però ci siamo abituati a parlare, tanto copriamo bene con le nostre parole. Dio ci deve veramente aiutare. Ora, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, se non ho carità non ho nulla. In parole diverse l'amore, perché è Dio, è superiore ai doni. Perché l'amore è il donatore, i doni sono un'altra cosa, cioè se io ti dono. Questa carta è molto inferiore di me. Il dono. È, la, 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 la parola di Dio nell'Epistola dice chi è più grande, chi costruisce la casa o il padrone, il muratore o il padrone. È il muratore che sta ad essere pagato per il servizio che offre al padrone. Se c'è Dio è superiore a tutto quello. Guardiamo nel verso 3 che ci aiuta. Questi tre versi ci fanno comprendere qualcosa molto importante. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità, un'altra volta, ciò niente mi giova. Superiori alla nostra abnegazione, abnegazione vuol dire che rinnego tutto della mia capacità, cioè mi faccio tutto a tutti. La mia abnegazione totale è di quel che siamo ed abbiamo, perché diamo tutto ai poveri, noi ci facciamo ardere, quello che noi siamo è quello che abbiamo. Quando lo distribuiamo tutto qua, se non abbiamo amore, Dio ci deve aiutare. ed abbiamo, ma vediamo quali sono una cosa che ci fa vedere. Sono le caratteristiche che si sviluppano nella nostra vita, che fanno comprendere che c'è l'amore. E la forma di come noi ci muoviamo, le caratteristiche di questo amore. Diciamo qualcosa di, che ci aiuta. Le cose giuste. Devono essere fatte nel giusto modo, cioè le cose giuste vanno fatte nel modo giusto perché, se una cosa giusta la fai in un modo sbagliato, di conseguenza diventa che era giusta, ma non è più giusta. Questo dono va espresso in momenti particolari non facili che quando tutto funziona ha detto una sorella stamattina che quando non mi sento bene lodo pure il Signore però è, è è, mi, mi diventa più facile lodare il Signore quando sono felice quando tutto funziona bene quando mi sento bene quando non mi sento bene lo faccio lo stesso però mi piace più farlo quando tutto funziona bene eh? pure tu è così sì Pure a me, ho detto pure a me piace così. Eh? Quando tutto è dolce, quando tutto funziona. Però quando poi non è così, eh, lo facciamo lo stesso, ma non è la stessa cosa. Questo dono va espresso in momenti particolari, particolari vuole dire non facili. E dove comincia? Nella nostra casa. E nella comunità dove noi siamo, perché va espresso in modo concreto, non è amore, 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 poi alla fine non è niente. Dio ci deve aiutare. Conosci qualcuno che ne parla sempre? Io li conosco. E dico Signore, fa che non sia così perché è un riflesso che non mi piace. Non facile nella comunità, non è dire, guardiamo ora nel verso 4, perché dire è facile però. La carità è paziente, è benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, la carità non si gonfia. Fa la miseria, che cosa. Allora non è solo l'amore. Perdo la pazienza vuol dire che non c'è. È benigna, sono benigno verso tutti. Non invidia, e quando vedo qualcuno che è, che mi supera, che si compra la macchina migliore, quando tiene la casa migliore, quando tiene i figli che sono bravi, quando tiene la famiglia che funziona, quando eh, cambia eh, il vestito buono, mi, mi, quella com è com'è sta cosa. Allora là ci manca l'amore. La carità non si vanta. Io qua, io là, tutti gli altri sono tutte pezze da piedi. Non si gonfia. Ha ah, le caratteristiche che sono un po' diverse allora. Eh, insomma, Dio ci deve aiutare. Vediamo Dio che è amore, come abbiamo detto. Come lo manifesta? Come lo ha manifestato lui? Leggiamo insieme in Giovanni 3,16. Dio ha fatto un grande atto di carità. Il suo rigenito figliolo lo ha dato. E aspetta, non solo Dio l'ha dato, lo ha mandato, ma lui come si è spostato per portare a destinazione il tutto. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliono, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Oh, questa è la concentrazione di tutto l'Evangelo, la rivelazione di Dio che devi andare sulla terra, dobbiamo salvare l'uomo, formami un corpo, io andrò e annunzierò la tua parola ai miei fratelli, ma c'è da pagare un prezzo ma io amo queste creature, io amo, sì, dammi un corpo, ci vado pure io, perché li dobbiamo recuperare, questo mandare sul pianeta, questo re, è nato il re dei giudei, gloria al Signore. Ora guardiamo in 1 Giovanni 4,7, che ho detto prima, Dio è amore allora, nel momento che noi siamo figli di Dio, lo Spirito Santo comincia ad operare nella nostra vita l'essenza di Dio che è amore, deve essere dentro di noi. Primo Giovanni 4,7: Dio è amore. Ed è la presenza di Dio nella nostra vita che ci permette di averlo, perché noi, come natura, non ne abbiamo, è che ci illudiamo che. Stiamo 30 anni salvati, 40 anni, 50 anni noi, quando ci togliamo la cravatta Dio ce ne è liberi. Vogliamo apparire quando siamo così, ma abbiamo bisogno di avere comunione con il Signore. Diretti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, perché Dio è amore, lo dice. Dio. In un altro verso, che poi noi ci dobbiamo amare. Dio è amore e la presenza di Dio nel cuore, Dio è spirito. Dio traccia attraverso il suo amore la via della croce: in quell'amore che Dio ha mandato il suo figlio, già sapeva che il figlio doveva andare alla croce. E il comportamento non poteva cambiare. Noi siamo volubili. Dio che ha amore se, se è nella nostra vita ci rende stabili in ogni circostanza del nostro cammino. Dio ci deve aiutare. È difficile spiegare queste cose, perché bisognerebbe viverle un po' di più e io non ci riesco. Dio traccia attraverso il suo amore la via della croce per il suo figlio, che il figlio è, è la stessa natura, noi siamo la stessa natura di Gesù Cristo. E cosa fa Gesù? Sono venuto e eh? andiamo avanti, Dio ci deve aiutare. Noi cristiani se lo abbiamo, lo manifestiamo con il nostro cuore disposti, al sacrificio questo è l'amore di dio che si manifesta manifestato portato a destinazione noi invece siamo un poco diversi Gesù Dio hanno messo la loro parte nella nostra vita ma noi la dobbiamo curare Dio ci deve aiutare noi cristiani se lo amiamo lo manifestiamo con il nostro cuore, un cuore disposto al sacrificio e lo manifestiamo come lui. Dio ci deve aiutare. Il cammino di Gesù venuto per fare quello che doveva fare, la dimostrazione dell'amore di Dio. Quando era alle nozze di Cana che mancava il vino, continuò la festa, benedisse l'acqua, diventò vino, si beve il vino, la festa continuò e tutto andava bene. Ma quando poi le cose cambiarono lungo il percorso del Calvario, eh, lo stesso amore di fronte alle difficoltà non cedette di un solo millimetro allora quell'amore stabile non è solo quando siamo compare e comparielle che tutto funziona nella chiesa nella famiglia anche quando ci sono delle cose che non funzionano proprio lì abbiamo bisogno di restare stabili il cammino di Gesù dal primo miracolo che ha fatto ed era una festa quella festa si è conclusa sul calvario senza venir meno fino in fondo sul percorso, anzi più camminava e più diventava umile, perché mentre discuteva con i scribi e i farisei li ammaestrava con autorità. Quando la scena è cambiata dal Getsemane in poi, non lo sentiamo più non lo sentiamo più difendersi. Nel momento del giudizio, davanti a Pilato, diceva Pilato, ma non parli, sai che io ti posso salvare la vita, se tu, prendi, se tu mi spieghi, se tu mi dici, io di fronte a queste persone rischio, ti posso liberare. E Gesù restò così. L'amore in azione continua, è qui il segreto. Perché? Perché Dio non può cambiare. Quando c'è la Sua presenza nella nostra vita, quando c'è lo Spirito di Dio, come figlioli di Dio spiritualmente parlando, noi perseveriamo allo stesso modo, non veniamo meno, non restiamo per strada. Dio ci deve aiutare. Guardiamo nel verso 5 del capitolo 13 che ci aiuta. Lo manifestiamo come lui, noi perché poi cambiamo noi quando qualcosa non funziona come pensiamo noi. Perché ci manca? Non si comporta in modo sconveniente, noi cambiamo subito. Non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non sospetta il male. Non si comporta in modo sconveniente, Dio ci deve aiutare. Perciò non ho detto che è difficile, perché capita spesso che noi non ci comportiamo come dobbiamo comportarci. Se c'è, si vede. Se non c'è, ne parliamo solo. Perché quando ci cominciamo a comportare in modo sconveniente, non è vero che c'è. Dio ci deve aiutare. Perché noi siamo. Gesù non cambiò nel momento che si strinse il cerchio, non si comportò in modo sconveniente. Noi invece cambiamo facilmente, Dio ci deve aiutare. Io ho curato una chiesa 26 anni. Sono stato 45 anni in quella chiesa per una chiamata che ho ricevuto dal Signore. C'erano dei membri che erano pieni d'amore. <ride> Ce n'era una specialmente con la sua figlia, pieni d'amore che non finiva mai. Quando le cose non andavano come dovevano andare, cosa è successo che era piena d'amore, ma talmente piena d'amore. Che la sera sono arrivato per Parcheggiare la macchina, proprio a fianco alla chiesa c'è cioè un parcheggio, ci ha messo la catena per non farmi parcheggiare, ma era piena d'amore. Dio ci deve aiutare. Una non credente di fronte alla Chiesa mi chiamava sempre, signor Petrone, mettete la macchina nel mio parcheggio. No, dicevo io no, no, grazie, grazie. Quella piena d'amore non mi faceva parcheggiare la macchina però poi veniva nella chiesa ed era piena d'amore. Vedete, l'amore non si comporta in modo sconveniente, se c'è ci pensa, ci ripensa e continua. Tieni presente che io in quella chiesa non sono un pastore a pieno tempo, Dio ci deve aiutare. Allora, può succedere, io ho detto questo esempio, non per accusare la sorella, perché... Ognuno di noi ha le sue difficoltà, ma per dire che nelle chiese dobbiamo stare attenti, perché le caratteristiche dell'amore, io ho, deci, ho detto proprio il fatto, perché nella tua mente tu acquisisci, insieme, dobbiamo acquisire quella conoscenza che l'amore non si comporta in modo sconveniente. Se noi abbiamo l'amore. Prima che mettiamo la catena ci pensiamo dieci volte, perché in realtà il gesto parla più pa, pa 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 che diciamo, Dio ci deve aiutare. Se noi facciamo pa pa pa, sempre i primi a parlare, sempre qua, sempre là, e il nostro comportamento non è quello che dice la parola del Signore. Quale carità? Ma non è la mancanza di carità, è la degenerazione della nostra spiritualità che, che, che si trova in quello stato, perché noi se siamo maturi dobbiamo fare esattamente come Gesù. Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, perché realmente quelli non sapevano che stavano facendo. Dio ci deve aiutare. Se c'è si vede, perché noi, non, noi siamo... Eh, noi siamo, noi non diciamo, noi dobbiamo essere credenti, l'amore di Dio deve essere nel nostro cuore, lo Spirito Santo ci deve trasportare questo nella nostra vita, se non c'è ci dobbiamo preoccupare. Quando vediamo che noi sballiamo, sfarf sfarfalliamo come la ventola del radiatore quando comincia a girare stolta, nel nostro modo di camminare con il Signore. È lì che dobbiamo correre subito ai ripari e dire Signore che mi sta succedendo? perché io dico ma realmente è scritto nella parola ma non è nel mio cuore, mi manchi tu Signore, mi manca lo Spirito Santo e non può essere diversamente perché i riflessi, le caratteristiche dell'amore non ci sono, c'è restato solo il parlare e parlare diventa come una campana stonata e perciò parliamo, 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 se è vero, se vogliamo far credere, che vogliamo far credere? Quando si spacca la tua chiesa e tutti dicono che sono pieni d'amore, se, se è vero che è così, perché si spacca allora? Non è vero, dobbiamo rivederci, fratelli, dobbiamo rivedere la nostra posizione davanti a Dio. E di fronte eh, a tutto questo, noi dobbiamo prendere le nostre precauzioni. L'amore c'è un altro esempio che ci aiuta. O è amore, o non è amore. Quando ci sposiamo, il sacerdote, il pastore, chi ci sposa ci, fa, ci dice qualcosa di molto importante. Tu vuoi per legittimo sposo? Tu vuoi per legittima sposa. Nella buona e nella cattiva avventura. Ora, se dopo poco tempo succede un incidente stradale e io resto su una sedia a rotelle e mia moglie mi lascia, o viceversa, c'è l'amore o non c'è? Non c'è. Ma non perché vengo meno a che cosa abbiamo detto, ma perché dove c'è l'amore, e questo è bello poterlo sapere, dove c'è l'amore di un handicappato nella famiglia, dove c'è l'amore di Dio nella famiglia, nella casa, dove c'è la carità, più ci sono controversie in quelli che ci circondano e più ci mettiamo insieme per sostenerci a vicenda. Mentre se nel momento della difficoltà Gesù se ne fosse scappato, che fine avevamo fatto noi? E la nostra perseveranza nell'insieme mentre camminiamo, proprio nei momenti particolari, di restare più uniti, e lì l'amore di Dio penetra perché è la Sua presenza che ci aiuta, Dio ci deve aiutare. Gesù, ho detto prima e lo voglio ripetere: non cambiò atteggiamento da quando beveva il calice. E cominciò il primo miracolo col vino e chiuse la sua ultima festa col vino. Ma lì era il vino dell'inizio e lì era il vino del nuovo patto e lo portò a destinazione. Questo è l'amore divino, questo è l'amore di Cristo. Non è venuto meno nel momento che siamo amici, tutto funziona, poi già non siamo più. Se siamo credenti e abbiamo l'amore di Dio nella nostra vita, ci sappiamo prendere anche lì quando qualche incidente di percorso succede. Leggiamo il verso 6 che ci aiuta. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, le belle notizie, il progresso degli altri gli fa piacere. Le cose ingiuste non, li, non, non gode per le cose ingiuste. Non gioisce, guardiamo nel verso 7. Non soffre, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Quando noi non riusciamo in momenti particolari a sostenere queste piccole cose, supportare, Credere che il fratello ci dice la verità, soffrire un poco per amore dell'andamento che bisogna portare avanti, sopportare un altro poco perché poi il Signore rinzalda le cose. Verso 8. La carità non verrà mai meno. Ora, perché la carità non viene meno? Perché la carità è Dio stesso, Dio è amore. Quella parola vuol dire questo, Dio è amore, Dio è carità. Non verrà mai meno. Se c'è dentro di noi, non verrà mai meno. Le altre cose perdono valore nel tempo, non serviranno più. Oggi abbiamo parola, bisogno di qualcosa, ma quando lo guardiamo insieme, l'amore non viene mai meno. Esempio, tutto quello che viene letto. Quando due si sposano, nella buona e nella cattiva sorta, dove c'è, c'è. Anche su una sedia a Rutelle, oppure in una grande villa, Gesù questo ha voluto dimostrare con l'amore che alla festa delle nozze di Cana e sul Calvario, per lui il suo corso, il suo cuore, il suo essere non era cambiato. Perché Gesù Cristo è sempre lo stesso. Ieri, oggi, noi dobbiamo diventare stabili. O su una serie a rotelle, o in una grande villa, quello che abbiamo stabilito insieme e che ci vogliamo bene sarà portato avanti. Questo è l'amore. L'amore è concreto, non è amore, amore, amore che ce ne riempiamo la bocca e poi alla fine non diciamo niente. In contrasto con l'amore, i doni sono per un tempo mentre li amministriamo. Anche i doni. Qualcuno prende lo spunto per dire eh, quanto alle profezie esse verranno abolite, quando alle lingue esse cesseranno, quando alla conoscenza essa verrà meno. E gli danno un'interpretazione per dire Dio ci deve aiutare. Proprio noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci faccia comprendere. Come se la Chiesa si fosse chiusa per alcuni al tempo degli Apostoli. Prendono questo verso, anziché interpretarlo per quello che dice, lo interpretano che qui è la chiusura dei doni spirituali con gli Apostoli. Poi non ce ne saranno più. Nella Chiesa non ci saranno. Non è questo che dice la parola del Signore. La parola del Signore dice, i doni sono per un tempo, mentre amministriamo le cose divine. Guardiamo nel verso 9. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, cioè sono per un tempo che noi amministriamo le cose divine sulla terra. Ma quando non servono più nella nuova creazione non c'è più bisogno dei doni spirituali perché abbiamo completato l'amministrazione della Chiesa come deve essere amministrata con i doni dello Spirito Santo. Se siamo all'altra parte che ci servono più i doni spirituali che abbiamo raggiunto lo scopo, abbiamo raggiunto il traguardo che dovevamo raggiungere. I doni non sono eterni. Guardiamo nel verso 10 a 12. Ma quando la perfezione sarà venuta, vedete, vedi la interpretazione. La perfezione quando è? La perfezione non è venuta quando sono morti gli apostoli. La perfezione che sta per arrivare, che non ci siamo più, quello che solo in parte sarà abolito. Verso 11. Quando ero fanciullo parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da fanciullo. Ci sono delle cose che servono per un tempo come i doni spirituali servono per un tempo, ma attenzione. La parola del Signore ci dice perché l'amore resta sempre. Perché l'amore è Dio, Dio è amore. Trova quel verso che dice Dio è amore, Michele. In primo, primo Giovanni si trova. Ogni cosa in questa creazione, in rapporto alla nuova creazione, finisce. Ma l'amore... Non è così, perché se Dio è amore e Dio è spirito, è la sua essenza, perciò non può venire meno, non è come un dono l'amore, l'amore è Dio stesso. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Quando ci sono tutte quelle sconvenienze, noi parliamo di Dio, ma non ci lasciamo guidare da Dio. Noi parliamo di amore, ma non, lo, non è vero. Perché? No, va bene quello che c'era. Noi parliamo quello che avevi detto, quello che avevi messo prima. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Il comportamento e la dimostrazione che avrà conosciuto Dio, ma nel momento che agisce contro quello che Dio è, vuol dire che si è perduto per strada, perché Dio è amore. <coughs> perché se Dio è amore e Dio è spirito e la sua essenza, non possiamo vivere l'eternità senza Dio e senza lo spirito. È senza Dio, che è amore, perché è la sua essenza. Quando l'Apostolo Paolo dice perché l'amore resta sempre, e Giovanni hanno lo stesso intento perché sono guidati dallo Spirito Santo. Se Giovanni dice che Dio è amore e l'amore di Dio vive nel nostro cuore, è la presenza di Dio che è Spirito nella nostra vita. Mentre gli altri doni non servono più perché per amministrare la Chiesa non serve, perché la Chiesa viene rapita, viene trasferita all'altra parte. L'amore dura per sempre, perché? Perché l'amore è Dio, l'essenza di Dio è amore e l'amore Suo ha trasformato la nostra vita e ora che noi siamo Suoi figli, l'amore Suo è nella nostra vita chi ha conosciuto Dio, chi non ha conosciuto Dio. Chi non ama, non ha conosciuto Dio, ma chi ha conosciuto Dio non si può muovere, è condizionato perché la sua natura non glielo permette di fare. Quando invece noi agiamo diversamente, noi parliamo di amore, parliamo di Dio, ma la Sua presenza non è reale nella nostra vita. Tu mi dirai: ma come? Quello è un credente. Sì, ma è uno strumento nelle mani del nemico quando agisce diversamente. Tu mi dirai, ma come può essere possibile? Quello è un credente. Ascolta, mentre Gesù parlava con Pietro, tutto a un tratto disse Gesù a Pietro, che era un suo discepolo: Allontanati da me, Satana, perché mi sei di scandalo. Perché in quel momento stava agendo Satana nella mente di Pietro, che diceva a Gesù: Tu non devi morire. Ma non lo permettiamo, infatti non lo permettiamo, non glielo voleva permettere, perché Pietro voleva reagire e infatti cosa fece? Reagì, prese la spada tagliò l'orecchio al servo del sacerdote e che Gesù la prese, gliela mise e gliela incollò e non ne parlarono però nel processo che Gesù aveva fatto quello, nessuno disse nel processo fermatevi perché questo un minuto fa ha preso un orecchio per terra, lo ha messo vicino alla testa del, di questo servo e guarda l'orecchio e saldo come se non fosse stato toccato. Gesù continuava il suo cammino. Dio è amore. Quando noi agiamo diversamente dobbiamo stare attenti perché po possiamo essere preda del nemico in circostanze e quando viene la chiesa... Possiamo essere di quelli che facciamo dei grandi disastri perché in quel momento noi ci facciamo prendere da quelli che sono i nostri pensieri della vecchia gestione, entrano in azione e poi ci troviamo a parlare di amore, ma l'amore non c'è. Oh, Signore, grazie per la tua parola. Perché è molto difficile spiegarlo, però lo Spirito Santo ci fa comprendere che Dio è amore quando noi ci comportiamo diversamente dobbiamo fare subito dobbiamo tornare indietro andare al Signore e dire Signore dobbiamo fare il Pietro della situazione che non appena si accorse tornò al Signore e disse Signore cosa ho fatto mai cosa ho fatto perché poi ne vengono fuori dei grandi scandali e il Signore cosa dice nella Sua parola? Gli scandali ci saranno, ma guai a coloro per i quali gli scandali succedono, meglio per quell'essere che prima di fare gli scandali si, 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 si mette una, una pietra al collo e si va a buttare nel mare. Perché così facendo perde solo la sua anima, ma il Signore ci deve aiutare, il Signore ci aspetta il ravvedimento che noi facciamo, ma quando agiamo e pensiamo di aver fatto bene, quando facciamo male, ci confrontiamo con gli insegnamenti della parola del Signore, dobbiamo dire solo Signore, dacci grazia di comprendere che non è parlare d'amore, è la sua presenza nella nostra vita che ci permette di manifestarlo e ne vediamo le caratteristiche che si si aprono e portano ricchezza spirituale nella, nella vita nostra e dove Dio ci dà da amministrare c'è quell'atmosfera che si sviluppa l'opera del Signore, perché è la sua presenza, non siamo noi che portiamo l'amore perché noi non ne abbiamo, è la sua presenza nella nostra vita. Il Signore ci deve aiutare. Noi non abbiamo calore, non abbiamo luce, non siamo noi, è il sole che porta, il calore, la luce e la vita. Se il sole non c'è, non si sviluppa né la luce, né nella vita e nel calore, siamo nelle tenebre, Dio ci deve aiutare e nelle tenebre non si sviluppa nulla. Ci sono dei periodi nella nostra vita che è facile che... Abbiamo qualche difficoltà. Cosa ci serve la parola del Signore? Questa mattina non ci serve per dare un'altra istruzione sull'amore che ne abbiamo tante. Questa mattina ci serve per misurarci. Signore, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia. Ma che stiamo dicendo? A chi lo stiamo dicendo? Questo lo primo lo devo dire a me. Quando lo leggi lo devi dire tu. Quando tu ti comporti diversamente, tu parli d'amore. Mi, mi fa sorridere questo fatto perché io ho detto a. a, a quel fratello, quella sorella che si muoveva così, ho detto, tu fai solo papà. Pa, pa. <ride> Mi ha detto, noi almeno facciamo papà, pa, pa. ma Dio non ci chiama a papà, pa, pa. il Signore ci chiama a vedere se questo che dice qua, che l'amore è Dio, se vive nella nostra vita, noi ci comportiamo di conseguenza, se noi ci comportiamo di conseguenza, è inutile che andiamo a trovare tutte le parole in greco, in latino, in aramaico e in ebraico che vuol dire amore, perché resta solamente la nostra testa piena. Abbiamo bisogno di misurarci con la parola del Signore, come dire se ho tutti i doni spirituali mi manca l'amore, sono preso un duoso. Se do tutto quello che ho e me stesso, me stesso e do tutto e manco niente mi fa. C'è qualcuno, per esempio, che dà tutto per fare una chiesa, per fare un'opera buona, perché la sua passione è che quando se ne va ci deve essere una lapida scritta: il Signor Pedrone ha lasciato questa Chiesa, ha lasciato questa sedia, ha lasciato un orgoglio personale che non ha nulla a che vedere con l'amore. È un'opera per far risaltare quella persona che ha fatto a sua volta un'opera importante, per far parlare di sé. Ma non ha nulla a che fare con l'amore che noi stiamo parlando. L'amore è Dio, perché Dio è amore. E chi non ama non ha conosciuto Dio. Anche i credenti possono avere, possiamo avere dei periodi che abbiamo conosciuto Dio, abbiamo, cioè abbiamo tanti credenti che parlano sempre di testimonianze di 30, 40, 50 anni fa, 60 anni fa, ma al presente godono di una salute talmente precaria che c'è bisogno veramente di iniezioni potenti dello Spirito Santo nella loro vita e che dobbiamo pregare, che il Signore li deve proprio ristrutturare, rimettere in pista, che molti eh, sembrano quei mobili vecchi, antichi, pieni di buchi, che abbiamo bisogno di una ristrutturazione dal grande, colui che sa ristrutturarci in un modo speciale, che tira fuori eh, gli insetti e eh, tutti quei virus che guastano e ci dà. Una lavata di Spirito Santo e ci aiuta a rivivere quella vita di fede sempre viva, alimentata dallo Spirito Santo e continuiamo a servirlo che ci ringiovanisce ogni giorno. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Se vuoi comprenderlo un poco di più, questo è molto difficile a spiegare perché è come voler spiegare l'amore di Dio. È come spiegare Dio. Spiegare Dio è difficile. C'è quello studio che si chiama teologia, ma è giusto un'infarinatura. Un spiegare l'amore, quello divino, è come spiegare Dio. Lo comprendiamo se lo viviamo. Lo comprendiamo, ma non lo sappiamo spiegare. Se lo viviamo lo comprendiamo, allora lo dobbiamo vivere, Dio ci deve aiutare. Vogliamo pregare il Signore insieme, preghiamo il Signore, dai, sorella, fratello, che il Signore ci aiuti a parlare meno e a cercarlo di più. Signore ti ringraziamo per la tua parola perché sappiamo che essa è molto difficile da spiegarla e noi invochiamo te, Spirito Santo, perché sei tu che devi trasferire nel nostro cuore quelle informazioni che noi abbiamo bisogno e che possiamo essere modellati per mantenere costantemente questa tua presenza nella nostra vita, perché poi non facciamo fatica, viene da sé. Aiutaci Signore, facci vasi ad onore, contenitori speciali per mantenere questo tuo amore e poterne fare uscire il profumo per ogni occasione, non per far vedere, ma perché tu ci hai cambiati, perché tu ci hai trasformati e non possiamo fare diversamente se non fare esattamente come lo Spirito tuo Santo ci guida. Benedici il tuo popolo, Signore, benedicici insieme e in queste parti difficili da spiegare aiutaci perché possiamo veramente comprendere e soprattutto... Invocare la tua divina presenza, che partecipi la tua presenza, il tuo amore nella nostra vita. Sei tu che lo devi iniettare, inviangare il nostro essere e poterti servire di noi. Ti ringraziamo per la tua parola. Benedicici insieme e portaci avanti, Padre e Dio nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ti benedica tanto tanto, oggi abbiamo letto. In primo Corinzi, capitolo 13, leggi tutto il capitolo. Giovanni 3, 16, primo Giovanni 47 7, primo Corinzi da 5 a 12. Ma leggi tutto il capitolo. E primo Giovanni 48 Misuriamoci sempre. Chi non ama non è da Dio, perché Dio è amore. Nel momento che tu ti accorgi che non riesci a voler bene qualcuno e. Avere quella carità che necessita per il momento, preoccupati personalmente perché così rimetti subito ordine perché quando invochiamo il nome del Signore egli viene in aiuto. Ti voglio ricordare sempre perché è un periodo che abbiamo bisogno e te lo ricordo: il numero di concorrente per esserci di aiuto che dobbiamo per forza avanzare e continuare. Dobbiamo allargare non appena abbiamo. L'opportunità, dobbiamo prendere altre 4-5 regioni che siamo un po' messi male. Lo vogliamo fare, stiamo aspettando delle risposte. Il conto corrente postale è il numero 3125709. Puoi mettere causale, offerta TV, e conservati la ricevuta. Che puoi scaricarla in contabilità, come alcuni commercialisti ci hanno detto. Dio ti benedica. Ci vediamo questa sera alle 7.30, alle 19.30 per la preghiera e insieme cerchiamo il Signore e proseguiamo in questo cammino. Dio ti benedica, pace e buona giornata.